Tremando le mani. Vado. Matrix, come l'hai preso questo derby? Male, malissimo. Però hanno meritato, è giusto che ci prendano e mi prendano anche in giro. Però fa parte del gioco. Però io volevo capire una cosa. Siccome tu di derby ne hai fatti tanti, di scudetti consecutivi, ne avete vinti tanti. C'è un po' l'idea quando vinci? Cioè voi ce l'avevate, bastava andare al 70%. Hai avuto un po' questa impressione che non fossero proprio al top dell'animo spugnandi? No, non penso. Sono tanti fattori che in questo periodo dell'anno possono variare, tipo la condizione fisica. Sicuramente l'europeo ha tolto energia a parecchi di noi, che fortunatamente ne abbiamo tanti in nazionale, vuol dire che siamo bravi. E nel momento in cui ritroveranno la condizione, penso che l'Inter ancora oggi è la squadra da battere. Poi complimenti a quelli che magari in questo momento sono avanti, fanno di tutto per battere l'Inter e per togliere lo scudetto, però penso che fino alla fine dovranno fare i conti con noi. Arrivato a questo punto della stagione, per assurdo potrebbe essere positivo, potrebbe dare una spinta ulteriore? Beh, ancora, secondo me è ancora troppo presto. Si è visto squadre cambiare allenatore dopo 3 partite in maniera, penso, non proprio correttissima. Vedi Daniele De Rossi a Roma, e invece squadre e società che sanno quello che fanno da tanti anni come l'Inter, e penso che avranno modo e sapranno dove mettere mano per far sì che la situazione torni alla normalità. Vedi più il Napoli o la Juve come eventuale alternativa all'Inter per lo scudetto? Ma io dico, ho già detto prima di iniziare il campionato, il Napoli perché non fa le coppe. So quanto lavora Conte con i giocatori, la squadra è la stessa che aveva Spalletti quando ha vinto lo scudetto, a parte Osimhen, ma ha inserito Lukaku. Quindi la cosa è soggettiva, perché probabilmente ad Antonio gli piace più Lukaku e non Osimhen, però sono due grandi giocatori e penso che alla fine anche il Napoli lotterà fino alla fine. Faccio la domanda classica, banale. L'hanno fatta 1 milione di volte. C'è un nuovo Materazzi in giro? Ce n'è uno nell'Inter? Sarà mica Bastoni poi? No, mi è venuto così. È Bastoni. È Barella, è Di Marco. Gente che vuole bene all'Inter. E penso che già la domenica prossima lo dimostrerà. San Siro non ospiterà una finale di Champions. È stato il tuo stadio per tanto tempo. Che cosa vuol dire secondo te? Un segnale per il calcio italiano? Mi piange il cuore, perché io amo San Siro. E ero da amici adesso in zona San Siro che abitano lì, ho detto trovatemi una casa con vista San Siro, perché penso che sia lo stadio, almeno per me, è più bello al mondo, quindi mi auguro che possa ospitare tante altre